Diamo la parola adesso a Laura Abba del Dipartimento ICT del CNR. Buonasera a tutti. Doveva essere qui con noi il professor Bertrame, direttore del Dipartimento ICT del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si scusa per non poter essere presente dovendo partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione dell'ente che sono in corso ora a Roma. Ho qui il compito di leggere queste poche righe per testimoniare l'impegno del CNR sulle tematiche della Internet Governance. Il CNR è stato sin dall'inizio promotore della ricerca e della sperimentazione nel settore dell'Internet, attivando a Pisa nel 1986 il primo nodo ARPANET. Successivamente il CNR, attraverso i suoi istituti CNUSCE, IAT e oggi Istituto di Informatica e Telematica, ha promosso e fatto circolare in Italia il protocollo TCP/IP, permettendo alla rete di autogenerarsi nel Paese come rete di reti. L'Unione Europea ha recentemente lanciato nell'ambito del 7° programma quadro la nuova sfida denominata Internet del futuro. Il 31 marzo scorso si è svolta a Bled una conferenza a livello europeo sul futuro dei network, sulle prospettive della ricerca e sviluppo riguardo all'Internet del futuro. Il Dipartimento ICT del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel riconoscere l'importanza strategica della tematica dell'Internet del futuro, ha fatto propria la conclusiva dichiarazione di Bled, dalla quale si evince tra l'altro che vi è un bisogno di approfondire le tematiche della Global Internet Governance, anche al fine di garantire un ruolo importante all'Europa nel dibattito mondiale. Attualmente il CNR contribuisce con esperti scelti fra i propri ricercatori e tecnologi alla definizione di una posizione italiana all'interno di ICANN, dell'Internet Governance Forum, ed ha maturato, anche grazie all'esperienza nella gestione del registro italiano.it, le competenze per essere uno dei protagonisti di questa nuova avventura dell'Internet Governance Forum Italia. Grazie dell'attenzione.